Ma ciao a tutti! Creare un videogioco non è affatto facile e molte volte la parte della localizzazione per i diversi paesi diventa complessa. Per esempio con Wolfenstein, dove bisognava cambiare alcuni loghi. E tanti altri anche abbastanza ridicoli, come avrete già capito, che oggi andremo a vedere. Anzi, oggi vedremo in modo specifico come in Giappone hanno censurato alcuni giochi. Perché a quanto pare a loro molte cose non piacciono quando si tratta di videogiochi. Strano ma vero. Prima ricordatevi di fare un giro sulla pagina ufficiale Twitch del canale e di seguirmi per ricevere le notifiche di quando sarò in live, così potremo magari chattare insieme. Se siete pronti, allora cominciamo! Until Dawn è un survival interattivo dove troviamo un gruppo di personaggi che deve sopravvivere in una casa in montagna, alquanto inquietante, e il giocatore si occuperà proprio di questo. Uscito nel 2015 ha ottenuto un discreto successo come horror, anche se a me non faceva tanta paura, visto che comunque prendeva ispirazione da molti cliché di molti film già visti. Il Giappone è famoso per i suoi horror e splatter fuori dal comune, ma a quanto pare, quando si tratta di violenza proveniente da Occidente, non sono più così aperti. Anzi, in Until Dawn hanno fatto una censura alquanto ridicola e senza senso. Vi ricordate la scena dove due personaggi sono legati e stanno per essere fatti a metà da una sega circolare? In tutti i paesi dove il gioco è uscito è stato mostrato lo sbudellamento, ma non in Giappone. Hanno inserito semplicemente un'immagine nera invece di mostrare il sangue e l'interiora. Call of Duty World War 2. Continuiamo ancora un po' con il Giappone, con una serie di censure ridicole fatte anche su Call of Duty. Non capisco come mai non accettino proprio la violenza estera. Da questo gioco di guerra, che dovrebbe simboleggiare appunto la crudeltà di questa cosa, mostrando anche cosa prevede veramente ai soldati mandati sul fronte, i giapponesi hanno rimosso tutte le cose più violente, come vi mostro ora. Perfino alcuni effetti di luce e fumi sono stati rimossi per adattare i cambiamenti effettuati sulle ferite. E perfino i cartelloni pubblicitari hanno subito delle modifiche. Invece di un soldato come da altre parti del mondo, o comunque una scena di guerra, i giapponesi hanno messo questo. Vestiti pure di nero. A tutti i giocatori sembrava più un cartellone funerario che quello di un videogioco, e le lamentele non si sono fatte attendere. Team Fortress. Quando Valve almeno ci provava a fare dei giochi, sfornava dei veri capolavori, come Team Fortress 2, un multiplayer con varie modalità divertenti e abbastanza colorate. La grafica in prima persona piaceva un sacco a tutti e una partita tirava l'altra. La violenza nei mondi virtuali spesso non era un problema per alcuni paesi, ma per altri sì, come la Germania per esempio, che non apprezza moltissimo la violenza umana, specialmente nei giochi, e anche il Giappone. Perché vi dico umana? Perché piuttosto che bandire il gioco, che comunque cercava di rendere un attimo comica la situazione degli sparatutto, ha deciso di far bandire i personaggi umani, perché è meglio vedere dei robot o dei macchinari in generale venire smantellati. Infatti, nonostante abbiano un aspetto umano, quando i personaggi vengono uccisi o fatti esplodere spuntano fuori parti da robot, invece di interiora umane. Resident Evil 7. Magari penserete che in Giappone censurino solo i giochi dei creatori occidentali, ma non è così. Loro censurano pure le creazioni del loro paese, insomma non importa da dove provenga il gioco. In Resident Evil 7 perfino il sangue invece di essere rosso era nero. Ma il caso più famoso fu quello dell'agente David Anderson, che viene ucciso verso gli inizi e poi decapitato e messo in un frigo, e il nostro personaggio lo ritrova, o almeno la testa. In questo caso, invece di una testa, in Giappone hanno messo una sua foto, con una X disegnata sopra. Cioè, chi cavolo metterebbe la foto di un tizio in un frigorifero? Ma non solo, anche nella scena in cui bisogna infilare la mano per prendere la chiave dal suo corpo è stata modificata. Semplicemente in Giappone non c'è. Tu schiacci il tasto e la chiave è lì, senza alcuna animazione. Ma se è un gioco horror, per quale motivo bisogna censurarlo? È fatto apposta per colpire mentalmente le persone. Grand Theft Auto 5. È un gioco molto controverso, ma è anche uno dei più venduti di tutti i tempi, quindi ha suscitato molte polemiche, e in Giappone non si sono fatti attendere. Prima dell'uscita hanno fatto molte censure, specialmente a scene esplicite d'amore o nudi, con cambi che rasentano il ridicolo. In una scena, per esempio, Trevor si tira giù i pantaloni e mostra i suoi gioielli di famiglia a tutti. Nella versione giapponese non vanno giù, rimangono addosso, e la scena raggiunge davvero il ridicolo, senza alcun senso.
In un'altra parte ancora Trevor stava avendo un rapporto con una ragazza, molto chiara ed esplicita. Nella versione giapponese hanno semplicemente mostrato il personaggio intento a guardare il televisore con la ragazza appoggiata sul tavolo. In un altro ancora, Franklin durante la sua attività da paparazzo doveva filmare una celebrità che faceva l'amore con una ragazza per creare dello scandalo. Nella versione dei nostri amici giapponesi sapete qual era lo scandalo? Lei stava fumando. Pazzesco, non ho parole. È come tagliare le gambe a un cavallo da corsa. Crash Bandicoot. Vi chiederete come mai sia nella lista e vi spiegherò velocemente il perché con un sorriso sarcastico in volto e applaudendo alla fine in modo molto lento. Non ha violenza, non ha scene d'amore, non ha nulla che possa sconvolgere un giocatore, o no? E invece i tester del primo Crash Bandicoot in Giappone non la pensavano allo stesso modo. Infatti la copertina è stata cambiata perché era ritenuta troppo violenta e da pazzi. E questo ha cambiato anche l'iconcina di Crash nel gioco, che non ha la lingua fuori, e non finisce qua. Vi ricordate che alla fine del livello Crash si beccava in testa le casse di legno non distrutte? Nella versione giapponese era considerata una scena troppo violenta, e quindi Crash si beccava solo una cassa. Per concludere, questo nuovo personaggio ridisegnato in stile giapponese era stato usato anche per moltissimi spot commerciali, perché a quanto pare era piaciuto davvero molto, ma molto, alle persone. Ovviamente nel gioco non potete vederlo perché avrebbe richiesto troppo lavoro cambiarlo anche lì. Robe da pazzi a mio parere. Con questo concludiamo. Mettete un bel mi piace e ricordatevi di iscrivervi per aiutarmi a crescere. Noi ci sentiamo alla prossima, gente. Stesso posto, stesso gamer e orario diversissimo.